Ragazzi, ciao, ho appena finito di vedere la finalina tra Belgio e Francia e mi viene da dire una cosa, io non vedevo dei contropiedi così belli, fulminanti e fatti con qualità a mia memoria dall'Inter di Mourinho. C'è da dire che cosa sarebbe successo se il Belgio avesse giocato con un Lukaku in giornata contro la Francia? Saremmo adesso qui a parlare della finalina? O il Belgio avrebbe avuto accesso alla finale per giocarsi il mondiale? Bella domanda. Comunque, nella partita ho visto due tra i terzini destri più forti del mondo, secondo me. Un Trippier che ha un piede destro sublime, uno dei piedi destri migliori del mondiale. E dall'altra parte c'è un Thomas Meunier che, ragazzi, abbina qualità atletiche e ha qualità tecniche incredibili, anche di coordinazione al tiro. Questo è un terzino che onestamente faccio fatica a capire come mai faccia panchina al Paris Saint-Germain. Ho capito che è una concorrenza elevata, ma voglio dire, questo è un giocatore che potrebbe rivelarsi un'occasione di mercato incredibile, come dico tra l'altro da diversi mesi. Tra l'altro, fui un attimo. Mi presero ad argomento il fatto in una trasmissione nella quale intervenni che praticamente Meunier non sapeva attaccare. Io non capisco, a volte mi domando se le partite gli addetti ai lavori le vedano oppure no, oppure vedano solo le partite del loro orticello nella Serie A. Ma comunque, a parte le polemiche, come dicevo, ho visto dei contropiedi condotti con una qualità eccelsa. Qui il Belgio ha due giocatori che secondo me si candidano ad essere tra i due migliori del mondiale. Uno soprattutto che si è rifatto dopo una stagione veramente deludente, Hazard, che onestamente è un top player assoluto, un giocatore che ha raggiunto una maturità tale che lo porta ad essere probabilmente uno dei pochi giocatori che veramente spostano degli equilibri da solo in una squadra. E l'altro c'è De Bruyne. De Bruyne, ragazzi, ha una qualità nel passaggio che ho visto veramente a pochi grandissimi nel passato. Mi viene da dire Roberto Baggio. Mi viene da dire Boban, magari Savicevic, magari po pochi altri ragazzi. Questo ragazzo è veramente, veramente forte. Soprattutto sa quando tenere la palla e darla di prima. Riesce tra l'altro, a giocare sempre tra le linee, riesce ad anticipare i tempi di gioco. Giocatore che è fantastico. Il Belgio stesso, secondo me, insieme alla Croazia è la rivelazione del mondiale, ma il Belgio onestamente probabilmente contro la Francia ha giocato la sua peggiore partita e a livello di qualità non so se la Francia è superiore al Belgio. Questo ovviamente non ne ho la controprova, non ne avremo la controprova, ma si candida assolutamente per la vittoria dell'Europeo 2020. C'è da dire che anche la loro panchina è eccelsa. Mi aspetto una crescita da giocatori come Tielemans. Devo dire che anche l'Inghilterra mi ha fatto una buona impressione, però l'Inghilterra manca un pochettino di qualità, manca un pochettino di inventiva. Hanno dei giocatori molto molto forti a livello fisico e atletico, ma manca un pochettino del genio che il Belgio, come dicevo, ha in tanti suoi interpreti. A parte Hazard e De Bruyne, mi viene da dire lo stesso Mertens, per farvi un esempio. Ma comunque sia, ecco, abbiamo visto una partita giocata a viso aperto tra due squadre che sicuramente andranno ad essere protagoniste, come dicevo, del prossimo europeo. Il Belgio un po' meglio. Ha vinto tra l'altro la seconda sfida con l'Inghilterra in questo mondiale. E niente, io onestamente da questa partita si può tra l'altro cogliere, ci si possono anche cogliere delle indicazioni di mercato. Come dicevo, lo stesso Meunier, terzino destro clamoroso che nel nostro campionato farebbe benissimo perché è anche molto forte fisicamente, anche molto strutturato. Ma
Attenzione, per esempio, a un difensore che è centrale anche come Kompany, che viene da una stagione comunque sottotono e potrebbe sempre, sempre rivelarsi anche una buona occasione di mercato anch'esso, perché comunque sia non è titolare al Manchester City. Peraltro, mi viene da dire che l'Inghilterra probabilmente è arrivata agli appuntamenti finali con le pile un po' scariche. Come dicevo, la stagione di Premier League è molto probante. Alcuni giocatori hanno giocato intorno alle 70 partite e questo è sempre da prendere in considerazione. Ditemi voi che cosa ne pensate. Qui c'è da dire che l'Inghilterra ha comunque trovato un grandissimo portiere in Pickford, anche oggi ha effettuato delle parate incredibili. Dall'altro lato, tra l'altro, c'è un top 3 mondiale che è Courtois. Comunque sia, l'Inghilterra anch'essa, visto che è mi sembra la terza squadra al mondiale con la rosa più giovane, con una media di 25,9 anni, va a candidarsi anch'essa come in un ruolo da protagonista al prossimo europeo. Ditemi che cosa ne pensate. Vi piacerebbe Thomas Meunier all'Inter, per esempio? A me sì. Ditemi che cosa ne pensate. Commentate sotto al video. Iscrivetevi al canale e condividete il video. Ciao ragazzi, vi ringrazio, ciao.